Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi faccio un episodio, cioè devo vincere, cioè non mi fermo fin quando non vinco tutto con l'Inter. Speriamo di farcela e vediamo. Cioè quando non facciamo di nuovo il tifo. Adesso ragazzi, faremo un po' di mercato, abbiamo a disposizione 100, quasi 150 mila. 150 milioni, scusate. Guardando un po' la rosa, dovremmo anche un po' migliorare o il portiere, perché sta iniziando a fare vecchio, o Dumfries, che è 81. Sono indeciso, guardando anche un po' l'età, 29, lui 36. Maledetto sto coso che non può fare un cazzo. Costretto a giocare, ma pure. Ah, per me è così. Stiamo qui su. Si se ne viene. Così. Scusate che si sente la musica, ma ora la tolgo, questo qua. Ok ragazzi, ora di regola mi dovete sentire bene. Ora riandiamo nella nostra squadra e iniziamo. Allora, quest'anno non voglio puntare quasi su nessuno tranne che andare di mandare via Zico, perché l'attacco è la cosa più fondamentale, diciamo, e in realtà è 100 crampo. Provo a prendere Lukaku, visto che è qui, oppure potrei anche puntare su un altro tipo Ok ragazzi, puntiamo su Lukaku, non mi interessa un cazzo. Allora, Madonna. A posto. Ecco qui Lukaku, adesso lo prendiamo. Anche se potremmo prendere un altro giocatore, visto che ecco appunto Lukaku non lo danno via, molto molto buono, eh. Allora, uno buono che può giocare, chi può essere? Allora, vorrei pure migliorare il terzino, però l'Inter diciamo sta messo bene. Altro che Ivan Perisic, potrei Teo Hernandez, miglioriamo quel terzino. Ne una. Ok. Eccolo. Vediamo se riusciamo ad acquistarlo.
Speriamo che possiamo prenderlo. Se no è proprio scarogna. Ok ragazzi, possiamo prenderlo. Io punterei su un 80 milioni all'inizio. Ragazzi, scusate mia sorella che parla ai muratori che non finiscono più di martellare la casa accanto. Oh, sta zitta, ma boh. Sì. Ragazzi, scusate ancora per mia sorella che parla sempre. Parli sempre, non è colpa mia. Allora ragazzi. Allora ragazzi, scusate ancora per mia sorella che parla sempre. Ragazzi, però vi consiglio di andarla a seguire, si chiama Unicorno da solo. Cioè. Ha 16 iscritti, vabbè. Scusate per mia madre, che parla di nuovo pure lei sempre. Purtroppo non ho una. Pure il cane mo si mette. Mannaggia. Brava Nami, brava, continua così. Si mette pure addosso. No, ho fatto uno sbaglio. Non dovevo farlo. A questo punto li sposto più dietro. Magari mia sorella stesse zitta, mi farebbe un piacere. No. Non ti posso fare il piacere. Non ti prendo a schiaffo. No, dai, scherzo. Perché parlate? Allora ragazzi, ho rimesso il microfono, mi ero mutato un attimo per fare zittire un po' con la mia famiglia. Ci siamo, madonna.
Certo che avere una sorella è la cosa più brutta al mondo, però vabbè. Allora, adesso siamo pronti per simulare l'anno. Vediamo che facciamo. Per il mercato qua, scusate che ci ho messo tanto tempo, ma purtroppo mia sorella sembra una down, però vabbè. Parla sempre e ho dovuto fare zittire un poco, se no, ma veramente. Non si può fare un caso. Ragazzi, se non facciamo tutto in una puntata, cioè massimo mezz'ora, perché poi io devo andare a fare una cosa, facciamo in episodi. Madonna, iniziamo malissimo. Sei qua a simulare proprio. Perdiamo la Supercoppa, mamma mia, iniziamo bene. Speriamo di vincere al minimo, minimo lo scudetto, sennò veramente qua. Poi sta mia madre, mia sorella che litiga, mamma mia. Mia sorella dice che non è stata, ma sarà stata lei. Perdiamo 3-1 col Real, mamma mia. Perdere veramente, no vabbè, e meno male che abbiamo vinto, sennò qua 2-0 vittoria, vediamo qua, perdiamo sicuro. Ah, è pareggio. Che girone di merda. Speriamo che contro lo Shakhtar vinciamo, se no c'è veramente così, no. Andiamo più sulla Champions, il campionato. Diciamo che dobbiamo fare il triplete, se vinciamo la Champions non. Net Parigi, one. Qua secondo me non vinciamo manco una cosa oggi, quest'anno, eh. Il campionato no, per forza. Rischiamo pure di essere esonerati, eh. Stiamo iniziando uno schifo. E perdiamo in campionato, ma come se fosse normale. Ma si è infortunato qualcuno per forza, non so che è successo. Non è che si è infortunato il portiere, ma prendiamo tutti sti gol. Pareggiamo col Salernita, ma che. Cioè sembra più la Fiorentina. Cioè sembra più una carriera della Fiorentina. Pareggiamo qua, ma veramente, guarda. Qua rischiamo pure di non andare in Champions. Qua sicuro non siamo passati il girone. Cioè siamo passati in Europa, ma è impossibile che siamo passati il girone. Pareggio. Ma che, vabbè.
Allora, qua veniamo esonerati, esonerati. O meno che dobbiamo vincerlo mo tutto del campionato, cioè, o se no rimaniamo proprio neanche al quinto posto qua, eh. Che raro, pure che arriviamo prima è impossibile, ecco, appunto. Qua minimo la Coppa Italia dobbiamo vincere, se no esonerati. La Supercoppa l'abbiamo già persa. Allora, questo è l'ultimo mese di dicembre, vediamo che fanno. Ma che scarone, veramente la Juventus ai quarti. Ma dove siamo terzi? Scudetto impossibile, impossibilissimo da vincere. La Juve che si trova. Cioè, è impossibile. Cioè, lo scudetto non si vince manco, eh. Io vedo la rusa che fa schifo. Cioè, non so che è successo. Cioè, non lo so. Forse ma pure un po' meglio. Zeko, vado a cambiare l'anno prossimo. Allora. Hernandez è migliorato, alcuni sono migliorati, alcuni no, però veramente che schifo, no, 83 anni. Perché gioca Radu? Ma ecco perché. Gioco ogni tanto mi fa brutti scherzi. Ragazzi, è successo qualcosa al microfono, 2 secondi. Non lo so che è successo. Ok, ragazzi, ho sistemato. Veramente uno schifo totale. Io andrei pure a fare una modifica qui perché, cioè, ormai. Ma veramente, manco la TT può fare sto cane morto, guarda. La puoi stare, eh? No, non può stare lui qua, invece. Siamo costretti a giocare così. Cioè, vabbè. Qua devo modificare un po' i ruoli perché cioè, che qua o Andanu se cala sempre Andanovic non si può, non possiamo giocare, se no cioè, veramente. Madonna mia. Sono passato troppo avanti. Equilibrato. Cioè, raga, poi ho pure una buona squadra, eh. Cioè, adesso la mia idea è di vendere qualcuno. Qua Ronaldo è proprio un pezzo forte. Proviamo a prenderlo, raga. No, meglio di no. Perché poi invecchia e no. Cioè.
Correa, Ciro Immobile. Richarlison può essere molto buono. Però noi abbiamo Correa, però mettiamolo tra i preferiti di mercato. Vediamo se riusciremo a prenderlo forse nel prossimo mercato al posto di Correa. Che non sono sicuro di avere proprio Correa in avanti tutte le partite. Quindi. Ecco appunto, perché ha pure 27 anni. Non è che sia vecchio, però. Meglio avere quelli più giovani. Oppure l'anno prossimo andremo su un portiere che può essere utile. Raga, siamo passati. Incredibile, ma siamo passati. Adesso ragazzi, dobbiamo solo sperare di vincere qualcosa. La Coppa Italia è veramente una cosa delle più difficili. Perdiamo i campi. Vabbè. E vinciamo contro la Juventus. Incredibile. E vinciamo contro il Torino 3-1. Io non aspettavo che contro la Juventus perdavamo, sinceramente. Poi la Juve non è che ha così tante persone forti.
Ragazzi, scusate, ma si era disconnesso, mi pare, il controller. Scusate veramente. Raga, siamo a rischio, sono in reazione, raga. Siamo quarti. Non è possibile. Cioè, raga, l'abbiamo rovinata l'Inter così, veramente. Cioè, rischiavamo pure di non andare in Champions. No, no, non è possibile, è impossibile. Raga. Cioè. Non è possibile. Ragazzi, quest'anno devo fare veramente una... Cioè. Questi qua che dicono Champions League raggiunge la finale. Ma cazzo faccio? Cioè, raga. Nonostante avendo una squadra abbastanza forte, cioè, non è scarsa come squadra. Meno che quest'anno andiamo a cambiare Andanovic. Cioè, raga, quasi esonero qua, Siamo a rischio esonero. Rischio esonero, ragazzi. Rischio esonero. Guarda, o veniamo... Raga, qui veniamo esonerati. Due cose, squalificato. Ragazzi, questo qua non vuole rinnovare. Come cazzo faccio se non rinnovo? Vengo esonerato se non rinnovo. Se faccio così giocatori veramente. Qua veramente non si può. Comunque, raga, questo è un bug. Se andate tipo tipo se mette 3 anni che vuole stare, tu mettete 4 anni ve lo accetta quasi sempre. Se c'è sempre. Ma sempre, ragazzi. Ragazzi, si sente ancora sto bug qua al microfono che non so cos'è. Tutte oggi, ragazzi, tutte oggi. Ragazzi, aspettate. Fuori di aver stemato. Ok, ragazzi, madonna, Nokia dal 2010 ancora qua, mamma mia. Quest'anno però dobbiamo vendere qualcuno, eh. Allora, vendiamo Zico, proviamo a venderlo, che ci facciamo i soldi. Vendiamo... Ah, Sanchez, ci sono delle... No. Ma, madonna. Aggiungiamo alla lista trasferimenti. Poi... lui pure che... Ormai che... Cioè, dato proprio a... È inutile che... Pure lui se ne va. Ragazzi, sono un bordello di giocatori in prestito, però. Ok, ragazzi, ora... Eccola. C'è il mio cane che appaia un'ennesima volta. Vabbè. Il mio cane abbaia come al solito. Non siamo secondi di piace. Grazie Sanchez. 7 milioni io lo do. Cioè, non... Madonna però. 18 milioni ci avevano offerto per Sanchez. E io che non vedo.
prossimo Correa. Perché in prestito lui, eh. Eh sì. Ecco. Prestito di Correa. Molto interessante. Fammo così. Di crescere, zio, ormai è vecchio, ma che è rosa. Diciamo che non... Ecco la cosa che mi interessa. Correa sta per scadere, ecco. E io... Io lo vorrei a Correa, ma un'altra offerta per Sanchez. Io do. Io lo do. Chi si lo piglia, se lo piglia. Mi vanno bene 7 milioni per Sanchez. No, veramente. Oh raga. Non so che è successo, sinceramente. Si è buggato il gioco. Madonna, che palle sti bug, no. One up. Ending the one up. One up, si è buggato. Ah. Minchia, quanti giocatori stavano in prestito? Giocatore da re, giocatore, 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 giocatore. Vabbè, adesso proviamo a... Beh ragazzi, io adesso provo a prendere uno che è in scadenza, oppure qualcuno buono, però in scadenza. Anzi, proviamo a non spendere troppo, però qua più che spendere, non spendere troppo qua, dobbiamo più, forse anche spendere un pochettino di più la norma, perché dobbiamo prendere Donnarumma qua, eh. Perché non possiamo continuare con Handanovic, ci importa, perché inizia a fare un po' vecchio, è la verità. Lo teniamo come portiere di riserva e ora vediamo. Anche se... potremmo vendere Handanovic e tenere Radu, che è giovane un po'.
come riserva, però qua mo vediamo. Vabbè, però ragazzi, questo il primo episodio finisce qui.